Ed allora, come promesso, finalmente parliamo della Fabriano Sotterranea. Sono tanti i nostri radioascoltatori che ci stanno facendo alcune domande qui su Facebook. Io vi presento subito il nostro ospite, che è Tiziano Marino, speleologo del gruppo speleologico CAI di Fabriano. Tommaso, Tiziano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, oggi pomeriggio alle ore 18.30 presso la sala convegni del Museo della Carta e della Filigrana avrà luogo un primo incontro proprio dedicato alla Fabriano Sotterranea, uno studio sugli ipogei artificiali della Città della Carta. Allora, illustraci un po' quello che accadrà oggi pomeriggio, anzi invitiamo anche i fabrianesi partecipare. Come no, è un evento aperto a tutti che si svolgerà, come detto da te, alle 6:30 e lì nella cornice bellissima della sala convegni del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano. E parleremo degli ipogei, dello studio sugli ipogei. Gli ipogei sono, diciamo, quei vuoti, tutto quello che si trova sotto il suolo della città, che va studiato a livello geologico e archeologico. E parleremo anche della speleologia artificiale, un settore che a Fabriano ha tentato di svilupparsi più volte, ma poi non si è sviluppato mai come in altre città, come a Roma, a Napoli, ovviamente anche per la diversità della storia stessa della città. Sarà un incontro, diciamo, fatto un po' a forum, in cui la gente potrà intervenire, farci domande, parlare, chiedere, magari anche segnalazioni su posti e ipogei, ripeto, che non abbiamo magari già visionato, tra quelli che presenteremo lì. Senti Tiziano, perché alcuni stanno cominciando a fare domande qui, sì, sul nostro blog. Serena scrive: ma esiste la Fabriano Sotterranea? Questo è un discorso molto difficile da fare, che tratteremo questa sera tra l'altro con anche un geologo, personalità importante, presidente del gruppo speleologico del CAI, istruttore nazionale del soccorso speleologico, diciamo, del CAI, dell'SN SAS. Fabriano Sotterranea esiste, e in parte sì, in parte no. Gli ipogei sono di varia natura. Una città come Camerano sotterranea non ce l'aspettiamo di trovare, però esistono acquedotti e altri tipi di ipogei molto interessanti, molto belli. E in che condizioni sono? Le condizioni ovviamente sono di abbandono, tra l'altro anche col rischio di inquinamento del sottosuolo. È un altro lavoro importante a livello, diciamo, anche pubblico e sociale, che stiamo portando avanti, è quello delle misurazioni sul sottosuolo a livello tecnico per evidenziare delle problematiche. Comunque a Serena, che ha scritto, la invito personalmente a venire a discutere anche con noi. Senti Tiziano, una nuova frontiera di turismo, possiamo dire? Sì, noi siamo molto cauti quando ne parliamo, perché ovviamente c'è il comune di mezzo. Noi lavoriamo in grazia al comune, con il comune, con associazioni come l'Archeo Club e con associazioni come anche trasversalmente con il CAI, che ci sostiene tutto quanto. E sinceramente un turismo sarebbe una cosa bella da sviluppare in un futuro, quando riusciremo poi a valutare la situazione. Senti, prossimo appuntamento è la costituzione di una associazione speleoarcheologica, vero? Sì. A che punto siete? Siamo al punto che abbiamo uno statuto, abbiamo un logo molto bello, tra l'altro verrà rilasciato entro la settimana, e cerchiamo delle persone che possano investire un minimo del loro tempo e un minimo delle loro forze, anche economiche. Addirittura ai costituenti abbiamo chiesto una ventina di euro, che poi spenderemo anche noi personalmente di tasca nostra, noi speleologi, per la costituzione di questa associazione, che avrà anche patrocinio intellettuale da Archeo Club e Comune di Fabriano, penso molto importante. Ci aprirà le porte per fare quello che il privato poi non può fare, insomma, in generale. Certo. Quindi è un nuovo modo per andare comunque, Tiziano, a conoscere nuovi aspetti della storia di Fabriano, di cui tanto anche noi di Radio Gold parliamo. Lo so che Radio Gold si occupa anche con il Fiume, il comitato di cui siamo amici e sostenitori, e collaboreremo in futuro. E sì, la storia dimenticata, quella proprio veramente dimenticata, è nel sottosuolo.
come l'ipogeo stesso. Quindi un evento da non perdere. Una curiosità prima di salutarci, Tiziano, da quanti anni sei appassionato di questi ipogei sotterranei, che, di cui tanta gente, forse il 95%, non conosce nulla? Eravamo piccoli, che andavamo sotto le cantine a cercare, a titolo così, in amicizia tra ragazzi, questi posti, diciamo, anche misteriosi, mistici. Qualcuno vuole che ci siano tesori o altre leggende, ovviamente, che si discostano un po', diciamo, dal lavoro scientifico, ma che interessano la maggior parte della popolazione. Quindi, diciamo, è da quando siamo piccoli. Poi con il corso di speleologia del Cari Fabriano e del gruppo speleologico, che è veramente una cosa bella, e faremo pubblicità anche al gruppo speleologico per questo, abbiamo avuto l'opportunità di affrontare in maniera seria e scientifica questo tipo di studio. E allora ringraziamo Tiziano Marino. Grazie, che è venuto qui su a Radio Gold a presentare una iniziativa di cui sentiremo molto parlare, soprattutto ha presentato una nuova iniziativa, un nuovo progetto in un periodo di crisi in cui tanti anche su Facebook si riempono la bocca che non si muove nulla, invece c'è qualcosa che si muove, e Radio Gold è qui per raccontarlo e continuerà a farlo anche prossimamente. Grazie a Tiziano Marino.